paranoia nel mio locale. Ho scritto un saggio su un celebre saggio che ha scritto a sua volta un saggio sulla saggezza. Quindi il mio saggio è il saggio ho scritto questo saggio sul saggio. Ma si tratta del saggio sulla saggezza. E avevo ottenuto un seggio al Parlamento locale, questo saggio, capite? Il seggio del saggio saggista. C'era un altro saggio che aveva scritto un saggio anche lui, un saggio sugli assaggi alimentari. Anche questo secondo saggio, grazie al suo saggio, venne coperito. Josie dal Senegal in Africa. Masaki dalle Guadalupe. Periana, Guadalupe. Pupé, da Togo, in Africa.
Peggy da Trinidad, Caraibi. Gino e Salvatore, due italiani di Parigi. Due rumori, per esempio il cavallo e la carrozza. Sono sempre stato bravo a fare questi rumori strani, perché sono imitazioni che allora, a proposito di questi rumori che faccio, di questa imitazione, devo raccontarvi la storia dall'inizio. Io da piccolo, da bambino, sono caduto dal seggiolone, no? Ma non ho pestato solo la testa, come potevo immaginare, ho pestato anche la bocca. Per cui mi è venuto un piccolo tic, non so se lo avvertite, no? La mamma subito mi ha portato dal dottore, no?
E il dottore mi ha visitato e ha detto a mia mamma, non c'è niente da fare, è troppo piccolino. E così mi sono tenuto il mio piccolo tic. All'età di 5-6 anni stavo giocando con il mio trenino elettrico, no? E stavo facendo il capostato per stazione, avevo il fischietto in bocca, arriva mio padre più nervoso del solito, dice piantala con quel fischietto, io ho preso paura e l'ho mandato insieme al fischietto, si sentiva il tic, il fischietto, insomma erano abbinate le cose. Anche lì la mamma subito dal dottore, signora, dice è troppo piccolino, non si può fare niente. E così vado avanti ancora, arrivo all'età di 12 anni, stavo andando in bicicletta, tutto un tratto non ho visto la bicicletta che è andata a finire in una rotaia, patastranfete di nuovo per terra e di nuovo ho picchiato la bocca per terra. Beh, era più antipatico, i primi due poteva anche andare, ma il terzo era un po' pesantino, mi si perdonava, avevo 12 anni, e così sono arrivato all'età di 16 anni, stavo facendo la mia solita, cos'è che hai capito, la mia solita lezione di chitarra, tutto un tratto una corda della chitarra è saltata, siccome avevo la bocca aperta. Le cose si aggravarono sempre di più. Sì, perché oltre ai tre primi, anche la chitarra non riuscì più a parlare. Poi la mamma era preoccupata perché diceva magari poi gli vengono dei complessi. Perché la gente poi, la gente rideva, perché allora mi mandava a fare la spesa, mi dia due etti e mezzo di caffè. Poi un giorno, parlando di complessi, prese veramente paura, perché pensando che un giorno magari mi vergognassi di farmi vedere in giro, decise di mandarmi da uno zio che vive solo in campagna. Cioè, chissà che stando con lo zio, non parlando con nessuno, perda i tic. E così sono andato in campagna. E sono rimasto là fino all'età di 20 anni. Quando sono tornato, non avevano fatto i calcoli. Che da mio zio ci sono degli animali che mi potevano influenzare, capito? Insomma, era diventata una cosa impossibile da sentire, no? Senza contare che a quell'età i ragazzi normali guardano le belle ragazze. È che quelle non mi guardavano senza ridere. Un giorno entro in un negozio, c'era un pezzo di ragazze che non finiva più. Avevo un gran cos'è che hai capito? Un cappello in testa, magnifico, era una le mani.
È stato un colpo di... di fulmine! Ho pensato, non dobbiamo aspettare oltre. Io la voglio sposare. Io ho scritto un bigliettino. Suo padre non ha voluto. Diceva che con me sarebbe stata una povera disgraziata. Insomma, per farla breve, ragazzi, io non sapevo più cosa fare. Ero disperato. Avevo perfino pensato al suicidio. Peccato non l'abbia fatto, decisamente. Non è gentile. Comunque, invece un amico carissimo mi incontra per strada e dice: ma Ior, perché tu non te ne vai di qua dove tutti ti deridono, ti scherzano? Vai in un paese dove puoi essere utile, dove non devi parlare, naturalmente. Vai in Africa, non so dove veramente puoi essere utile. Sei robusto, poi... E infatti sono andato a finire in una tribù di pigmei, pigmei così, che erano simpatici e li ho aiutati, abbiamo costruito l'ospedale, abbiamo costruito tante cose, e un giorno lo stregone, che mi ha preso ben volere, ha deciso di guarirmi da questi tic. Mi ha preso in disparte e mi ha detto: senti un po', tu sei sposato? Dico: no. Ecco, allora guarda, io ti preparo una pozione fatta con quelle erbe, quelle radici della giungla, eccetera, tu te la bevi, questo intruglio te lo bevi e vedrai che passa tutto. Non sei sposato? No, non sono sposato. Perché è molto importante che se tu fossi sposato, che tua moglie ti fa delle cornina, i tic ritornano. Ma dico, non c'è nessun problema, io non sono sposato. E così ho preso questa pozione e è scomparso tutto. Sono tornato a casa, tutti che si meravigliavano, facevo conferenze, cose, parlavo. Ed ecco che ritorno all'inizio della mia storiellina. Posso fare, per esempio, appunto questi rumori abbinati. No, questi rumori, queste imitazioni. Tornando a casa, poi naturalmente ci siamo rivisti con quel pezzo di ragazza che non finiva più. E ci siamo sposati perché suo papà ha detto che senza tic poteva andare. E così adesso io sono felice, ho due bambini, sono la famiglia. Oddio, quando sono lontano da casa, ecco, può capitare, ma in fondo lo siamo un po' tutti. Attenzione! Sta per entrare in orbita il pianeta Marco Messeri. Avvicinatevi in silenzio, in punta di piedi. Inizia bene la giornata, se pensi a qualcosa di forte, di allegro, ci sono la morte. E se morissi da eroe? Sì, da eroe, il famoso morto sparpagliato dalla bomba. Da eroe, sì, ci sono, me lo vedo già, sono in guerra, in guerra vengo ferito, e appena vengo ferito, vengo riferito. Dice: ma sì, al braccio mi hanno ferito e poi me l'hanno riferito. Cosa mi hanno riferito? Il braccio, ero lì in guerra e mentre ero in guerra me l'hanno ferito e poi me l'hanno riferito. Ma chi te l'ha riferito? Di preciso non lo so, perché me l'hanno riferito da lontano, però il peggio è che prima me l'hanno ferito e poi me l'hanno riferito. Lo so, prima ti fanno gli spray e poi te lo vengono a riferire. Ti hanno riferito che hai riferito, esatto, al braccio. Ma te non te ne eri accorto? E me ne ero accorto! E gli ho detto: aiuto! Mi hanno ferito!
Così non è un modo troppo eroico per morire. E ci vorrebbe uno stimolo. Un elmetto. Ci sono. Un elmetto. Me lo vedo già. Sono in guerra. E avanzo. E avanzo. Perché l'eroe avanza sempre. L'eroe non cammina, avanza. Se voi per la strada vedete uno così, è un eroe che sta avanzando. Dice, ma come? Un eroe avanza in tempo di pace per la strada. Certo, l'eroe avanza perché in tempo di pace che cosa dovrebbe fare l'eroe? Indietreggiare, buongiorno signore. No, l'eroe avanza, se vuole avanzare, lascia avanzare. Non c'è mica bisogno l'eroe di stare. L'eroe avanza. L'eroe avanza tutto il giorno. Lui dalla mattina presto comincia a avanzare. Lui va, arriva la mattina all'alba, lui comincia a avanzare. E conquista la postazione del giornalaio. Il giornalaio non si aspetta niente. L'eroe è già lì. L'eroe è avanzato fino a lì. Come il giornalaio apre la saracinesca, gli spara dentro 200 lire. E il giornalaio subito, tac, si arrende e gli passa il giornale. Particolare malinconico. Il giornale non può essere letto dall'eroe e l'eroe non può leggere il giornale. Da quanto eroico! Da quanto eroico! Perché lui, l'eroe non ha piccoli movimenti, non ha movimenti precisi, ha il mio orologiaio. Ha dei movimenti a tanaglia l'eroe. Come piglia il giornale e gli scoppia tra le mani. Mi ha venuto notizie esplosive proprio perché lui c'ha proprio delle morte, è eroe. Ma l'eroe non si arrende. Un altro giornale. E l'eroe non si arrende. A sera si arrende il giornalaio che deve chiudere bottega e allora chiede l'armistizio. L'eroe cavallerescamente glielo concede. Lo lascia fare e riavanza verso casa. E avanza, perché l'eroe avanza sempre. E tutto all'eroe gli avanza. Gli avanza anche la divisa, è abbondante. Gli avanza. Allora, certo, avete mai visto voi un eroe con un maglioncino e le cose strette? No, l'eroe è avanzante. La divisa, e pensare che è divisa. Figuriamoci quando era intero. Era dei pezzi d'eroe, era un mongolfiere. Invece no, l'eroe avanza. L'eroe non avanza in un posto solo, nell'autoblindo. Lì, dopo anni di perfezionamento, gliel'hanno fatto capire che deve star fermo. Deve star fermo nella domenica. E sta fermo e digrigna denti, eh. Ma appena arrivano nella zona militare, l'appoggiano in terra e gli danno la direzione, l'eroe avanza. Avanza verso la bomba che lo sparpaglierà. Avanza, avanza e avanza. E cominciano subito, io, a fioccare subito le prime pallottole, eh. Me lo vedo già. Avanza, avanza. Una palla nel collo. Avanza deciso. Una palla alla pelle della spalla. Avanza deciso. Una palla. Io me la immagino cosa avanza a fare. Ma cosa? Ma perché io mi sono messo a avanzare? Se io me lo chiedessi non mi saprei rispondere. Ma io non me lo chiedo, perché altrimenti andrei in crisi, e in crisi vanno gli smidollati. Invece io avanzo fino alla bomba che mi sparpaglierà, e ci avanzo ed ecco la bomba. Me lo vedo già, avvolto in una bandiera militare consegnato a mia madre. Una bandiera, una bandierina, delle caramelle. Sì, perché ormai non sono che un pezzo di calcagno. Trovato morto, ma miracolosamente intatto in un mio scarpone. Vedo già la scena, sì. La vedo la scena di mia madre riconoscermi da una cicatrice e pronunciare le parole. E pronunciare. E riconoscermi, fare il riconoscimento. Mi riconosce da un piccolo taglio che mi ero procurato con un vetro da bambino. Il mio bambino si fece un tagliettino da piccinino, allora gli venne l'infezioncina e gli gonfiò il piedino, gli dovevano fare l'amputazioncina, poi gli passò la febbricina e allora gli passò gli
vedo già mia madre avvolgermi nel calzino nero della festa e fa dare inizio alla cerimonia funebre. Per un morto normale, una marcia normale, una musica adatta. E invece per il funerale di un piede, una musica diversa, una musica che a lui piace molto. Il funerale di un piede ha un tip-tap. Ragazzi, la fine dell'eroe è questa. Franco Cerri e Tony Scott, due grandi jazzisti. Ascoltateli bene, perché purtroppo dovrò abbatterli dopo. Bum 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 b
commosso. Sono commosso, veramente commosso. Ma non voglio indulgere alla commozione. Ma non voglio indulgere alla commozione. E se indulgessi alla commozione? La patria assuma da lamentare di qua con Sonia Pusino per loro la strada in Berzinda. La strada in Berzinda! I confini alzati di tantini fossero costanti senza mai contarci! Senza mai contarci! E tu? Avete provato a spostare i partiti fossero costanti senza mai contarci per loro, avendo tal tanti altoi? Altoi! Popolo di eroi! Il cavallo! A spati paltini senza mai contarci per loro o per noi, col sole cappuccino, sempre per la strada Ambergenda. Sì. La bandiera ha spostato i tartini come se fossero compatti, come se fossero compatti. Il monumento ha spostato sempre i fatinenti altoi di talavattola per loro, di parrucca, a grosso o piccolo, a grosso. Bene. E pertanto, desaltati a mattini altoi l'oppressore, a Oa, sempre per loro, i gatti di vicolo miracoli, come se fosse per loro che per noi no. Come non detto. In attesa di partire per la Sicilia, i mille si abbronzano a quarzo. Sei qui anche tu col club vacanze? Ma sì, come dice il De Pliant. In uno scenario fantastico ed incontaminato potrete vivere finalmente anche voi, come dire, alla Garibaldina. Che giorno era? Era un giorno come tutti gli altri, ma pieno di quegli eventi che illuminano anche i nostri tempi. E voi potrete dire, c'ero anch'io. E la bandiera dei tre colori è sempre stata la più bella. Ne vogliamo sempre quella, ne vogliamo la libertà. Ne vogliamo sempre quella, ne vogliamo la libertà. La libertà, la libertà, la libertà. Arriva l'anno 1860, quando in un oscuro paesino della Campania si incontravano a cavallo il re d'Italia e Garibaldi. Maestà! Posso darle del tè? No, grazie, preferisco del voi. Ma è teano. Bindo! Il tè che facilita gli incontri. Bingo! A 15 anni facevo l'amore. Venga, avanti un passo! Delizia del mio cuore. Aspetta, a 16 anni ho preso marito. Venga, avanti un passo! Delizia del mio cuore! Nel vallone di Rovito, presso Cosenza, due fratelli giocavano a bandiera. Mia! Mentre... A Torino, Pellegrino Rossi. Sono Pellegrino, fate una carità, non c'ho una lira, sono Pellegrino. Giuseppe Verdi. Sono Giusi Verdi, il cigno di Busseto. E il conte Biancamano. La tua, non c'è troppo rocicando, Biancamano. Danno vita al tricolore. Bianco in mezzo, verde a destra. Il bianco in mezzo, rosso, a destra. Il bianco in mezzo. E basta! Basta con questi opposti estremismi, che il bianco mette tutti d'accordo. Infatti, Anita Garibaldi si era subito messa d'accordo nella pineta con un noto donnaiolo. Dinnaiuolo. Donnaiolo. Sporcaccione, insomma. Il famoso playboy scesa amatore. Buonanotte. Buonanotte. Venezia, il morbo in furia, il pan ci manca, sul ponte sventola Polanca. Ti amo,
diaboti, fatti primo omaggio, dai coraggio. Ho sbagliato. La guerra, come vedete la guerra di vampa, tremenda, furibonda, assassina e schifoso. Ma fortunatamente nella lontana Villafranca finisce di firmare l'armistizio un ex analfabeta, Benedetto Croce. Ho studiato. Il corpo dei bersaglieri si copriva di gloria in Crimea. Mentre il corpo degli zuavi si faceva allungare le braghe dal Papa Sardo. 20 settembre 1870. Corretto verso Roma. Roma! Un eroico grassone, largo Cairoli. Non si avvide delle mura. Aprendo così la breccia di Porta Pia. L'Italia è fatta. Ma come? Senza di me? Qui si fa l'Italia o si muore. Vabbè, allora fate pure. Roma morte, ma mi sono scordato di te. Come ho fatto? Non so. E io Giolitti. Ma dove? Pensiero sulla dinora. Sono qui per presentare la mia galleria d'arte, che personalmente mi è costata girare un po' il mondo alla ricerca di capolavori da fotografare per dare loro un'interpretazione personale, in alcuni casi di fornire loro quella parola che evidentemente manca. Cominciamo con un Michelangelo. Non mi fregano più col camping. Rembrandt. Siamo un po' scarsi, signora? Angro. Cosa mi tocca fare per conoscere una ragazza? Moretto, la toilette, per favore. Magritte. Non era meglio spegnere la luce? Ed ora, l'ultimo eccezionale capolavoro. Frutto di lunghi studi, le cioccolate. Ai pongo 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 sero, tiki tiki va sognando il cumbaccero, pongo sero che se va, se va. Ai cumba 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 cumbaccero, ai pongo 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 sero, tiki tiki va sognando il cumbaccero, pongo sero che se va.
bancero. Ai bongo 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 sero. Ai cumba 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 cumba. Ai cumba 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 cero. Ai bongo 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 sero. Dicchi dicchi va sognando il cumbancero bongo sero che se va. Se va. Ai cumba 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 cero. Ai bongo 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 sero. Dicchi dicchi va sognando il cumbancero bongo sero che se va. Se va. Via locale. Spettatori, ho scritto un saggio su un celebre saggio che ha scritto a sua volta un saggio sulla saggezza. Quindi il mio saggio è il saggio ho scritto questo saggio sul saggio. Ma si tratta del saggio sulla saggezza. E avevo ottenuto un seggio al Parlamento locale questo saggio, capite? Il seggio del saggio saggista.